era il blocco degli sfratti generalizzato anche per le morosità e risorse vere per politiche abitative degne di questo nome e di togliere le risorse alle grandi opere e ai grandi eventi, che sono due temi che sottraggono risorse altissime, spesso lo fanno in contrarietà con le popolazioni che ospitano queste cose, ma soprattutto per esempio per quanto riguarda l'Expo lo fanno anche producendo tanta precarietà, cioè l'Expo di Milano sta consumando suolo, sta cementificando quella città e sta assumendo persone con contratti precari ancora peggiori di quelli in essere. Nessuna richiesta è stata accolta e crediamo che veramente quello che oggi la città ha prodotto, anche nelle forme radicali e conflittuali che si sono messe in mostra, ci sta tutta. Noi sosteniamo con forza l'espressione della rabbia che oggi si è vista anche nei confronti delle forze dell'ordine, che hanno impedito fisicamente a questo corteo di arrivare a Via della Stamperia, difendendo ancora una classe politica che andrebbe invece messa in mora. Dopo il lancio dei lacrimogeni, queste 9 persone, tutti occupanti di case, si erano rifugiati dentro un portone e i carabinieri li hanno prelevati da lì. 8 ci risultano a Via Gaeta, mentre di una persona non sappiamo con esattezza come stanno le cose. Qui stiamo parlando di piccole bagarre che tra l'altro si sono risolte con dei fermi di gente che stava dentro, rifugiata nei portoni, insomma mi pare che gli sta andando di lusso, direi, aggiungerei purtroppo, al potere economico e politico, anche perché in campo stiamo mettendo in piazza decine di migliaia di persone, quando è andata bene il 18 e il 19 un centinaio di migliaia in 2 giornate, ma qui ci vorrebbero i milioni, ci vorrebbe una rivolta popolare e purtroppo non la vediamo. E ci domandiamo tutti i giorni, noi per primi che stiamo in piazza tutti i giorni, come mai, perché questo popolo che mugugna, sta sempre a mugugnare, si lamenta e soffre, perché stiamo parlando di 5 milioni di poveri e altri 10 milioni di similpoveri, sono cifre terrificanti mai viste nel dopoguerra, e però tutto questo non esplode. Adesso la protesta coinvolge una fascia di popolazione sempre più ampia, che una volta poteva essere limitata, tra virgolette, alle fasce sociali più deboli. Adesso coinvolge anche la pancia del paese, il ventre molle, la borghesia. Io sto lavorando con i sindacati degli inquilini, ho conosciuto parecchi inquilini che sono persone che hanno lavorato tutta una vita, piccola borghesia, non dicono io non voglio pagare la casa, non me la posso permettere o cose del genere, dice io vorrei pagare il giusto, ho dei canoni di locazione più o meno di mercato, li posso affrontare, ma se mi raddoppi da oggi a domani, come molte case degli, come molti enti hanno fatto, i canoni di locazione non me lo posso permettere, se me la vendi a un prezzo che è superiore a quello di mercato, come hanno fatto, non me lo posso permettere, non mi puoi mettere in mezzo a una strada.